Ciao, eccomi qui con un nuovo video in questa atmosfera tutta primaverile. Ho già una camicia che richiama l'estate, tutti degli accessori super estivi. Perché sono in partenza per un posticino che è un po' più caldo di dove siamo adesso. Non è caldissimo, nel senso che ci sono le temperature che da noi ci sono in primavera. Però quindi sono già tutta lanciata verso la vacanzina che ho guadagnato, diciamo, tra virgolette, grazie a mio marito che deve recarsi lì per lavoro, e quindi io non posso far altro che accompagnarlo, mi sacrificherò. Quindi, dato che sono in partenza, ho pensato che fosse molto carino preparare con voi la mia borsa che porterò in aereo, insomma, la borsa da viaggio. È una borsa importante che va studiata bene perché il viaggio sarà piuttosto lungo, andiamo negli Stati Uniti e quindi bisogna un po' prepararsi ad affrontare il lungo viaggio, le lunghe ore in aereo che ci aspettano. Quindi iniziamo subito perché è bella pienotta. Allora, le borse da viaggio per me è importante che siano leggerissime, capientissime per quello che è consentito e pratiche. Ero indecisa fra la Longchamp e questa, ma alla fine ho optato per questa borsa. Eccola qui, questa è una borsa Hervé Chapelier di Parigi e questa è molto simile alla Longchamp, se non per il fatto di avere un tessuto molto molto più resistente di quello delle Longchamp, e quindi l'ho preferito per quello. Ecco. Anche questa ha una cerniera, quindi si chiude, vi permette di conservare tutto al suo interno. E quindi è perfetta, comodissima, si porta a spalla. Cosa contiene? Allora, all'interno la borsa ha una piccola taschina. È una piccola taschina dove io ci tengo le cose che mi possono servire più velocemente. Tipo, ci metterò il cellulare. Poi ci sono le gomme da masticare, essenziali secondo me, nelle lunghe ore di aereo. E queste sono le mie preferite, sono le Wrigley Extra White, al sapore di Bubble Mint, che è quella menta un po' che ricorda a quel dolcino delle Big Bubble. Insomma, sono delle gomme da masticare favolose. Poi ci sono le Läkerol, che sono quelle pastiglie caramelle danesi, svedesi, insomma, le trovate da Tiger. E hanno quella particolarità che sono di liquirizia ma un po' salata, non piacciono a tutti, sono veramente particolari. E poi ho le gommose leone balsamiche alla menta Polar Relief, perché a me piacciono un sacco le caramelle alla menta gommose, quelle con gli zuccherini sopra, tipo le Valda, ecco, per intenderci, queste sono la stessa identica cosa. Altra cosa che c'è nel taschino, essenziale, è per tenere sistemati i miei capelli quando mi stufo di averli lisci, gli elastici. Io me ne porto sempre in gran quantità e volevo farvi vedere questi che li ho trovati nella nuova collezione di Accessorize. Ditemi voi se non sono adorabili. Sono elastici in gomma a forma di cuoricino, sono veramente fantastici, non potevo non prenderli. Altro tipo di elastico che uso spesso è questo qui a fascetta, che è come quello che indosso adesso, questo è un pizzino. Sono molto comodi e sono leggeri, non segnano il braccio o il polso quando ve lo mettete al polso, e sono anche carini da vedere, quindi mi piace sempre averli. Poi, proseguiamo con il contenuto della borsa. Vabbè, ovviamente c'è l'iPad che mi porterò con me. Questa è la custodia di Marc Jacobs, ce l'ho da tantissimo, è in neoprene, quindi antiurto, comodissima, e l'iPad me lo porto perché ci caricherò un libro che intendo leggermi durante il viaggio, che credo sarà il terzo libro dell'ultima trilogia di Ken Follett, perché ho letto i primi due, ho visto che è uscito il terzo, non ce l'ho ancora, e quindi penso che caricherò quello. Poi ci sarà la musica, magari mi metto qualche puntata delle serie che voglio vedermi, e insomma l'iPad è essenziale. Insieme all'iPad
ovviamente le cuffie. Queste sono le mie cuffie che uso in casa, sono della Sony Rosa, ma in volo sono comodissime perché ti isolano da possibili vicini molesti, quindi sono essenziali. E poi, oltre a quello, ovviamente mi porto anche le cuffie dell'iPhone, che sono molto più comode magari quando voglio appoggiare la testa e sono meno ingombranti. Ecco, le cuffie dell'iPhone le tengo in questa scatolina, cioè borsettina buffissima di Little Twin Stars, che sono i miei personaggi preferiti della Sanrio, insieme a My Melody. Ed ecco qui le cuffie. Quindi questi due tipi di cuffie. Poi, ovviamente in aereo, ta-da! Cosa non può mancare? Il cuscino per riposare. Questo è veramente una manna per le lunghe ore di aereo. E questo ce lo siamo comprati quando siamo andati in viaggio di nozze, alle Hawaii, se non si capisce. L'abbiamo preso direttamente lì, è molto tipico, con la tipica fantasia hawaiana e quindi è comodissimo e anche un caro ricordo. Poi, allora, non mancheranno gli occhiali da sole nella mia borsa, perché ovviamente quando arriverò là sarà pomeriggio e potrà esserci il sole, quindi questi sono i miei occhiali preferiti per il momento, sono questi qui di Prada, modello Postcards. Mi porterò gli occhiali di sole per quanto qui in questi giorni non ce ne sia bisogno, anche se devo dire che anche qui in inverno appena esce qualche raggio di sole io me li metto sempre perché mi dà molto fastidio la luce. Poi, allora, altre cose essenziali per stare comodi in aereo sono questi, sono i calzini cucciolosi che almeno una volta che siete su potete mettervi subito comodi, togliere le scarpe e indossare questi perché veramente ci si stressa un sacco a stare tutte quelle ore seduti ed è meglio stare il più comodi possibili. Molte compagnie danno già dei loro calzini, ma sono da paura. Io mi ricordo quelli della British e preferisco portare i miei. Poi, astuccino della tecnologia. Astuccino della tecnologia dove io mi porto sempre, allora, un connection kit per iPad e iPhone dove ci posso attaccare, non so, la camera piuttosto che le schedine di memoria per le immagini, ma questo me lo porto non perché mi serve in aereo, ma per avere tutto con me, tutta la tecnologia con me in un sacchettino, ecco, in una sportina. E poi ci sono i miei due caricabatterie dell'iPhone. Questo di PowerSeed è potentissimo, è praticamente a 10.000 A, quindi vale per 5 cariche di iPhone. Questo è più piccolino, ce l'ho da più tempo e ha una carica e mezza, due al massimo, di in case. E questo diciamo è quello da città, mentre invece quando viaggio, vado lontano, so che starò fuori, mi prendo questo. E qui ci sono anche tutti i vari loro attacchini, tools. E qui metterò anche il caricabatterie dell'iPhone e dell'iPad e basta, direi che questo è a posto. Poi abbiamo astuccino, medicine e dentifricio spazzolino. Allora, questo è comodissimo, questo set della Gam, perché ha il dentifricio, lo spazzolino pieghevole, tra l'altro fatto molto bene, e anche un piccolo contenitore di filo interdentale, quindi è perfetto per portarselo in viaggio. Ci sono anche dei piccoli scovolini, piccolissimi, utili appunto per chi ne ha bisogno, e questo è un ottimo kit da viaggio. Poi nella valigia, insomma nel bagaglio da stiva, invece mi porto il mio spazzolino perché preferisco avere lo spazzolino normale, stando via, saremo via una settimana, quindi mi trovo meglio. Questo servirà appunto per l'aereo e per cercare di mantenere, diciamo, un minimo di facciata di igiene e profumo e pulizia in queste lunghe ore che non ci voglio ancora pensare perché sono un po' atterrita. Poi ho sacchettino medicinali perché non possono mancare, ci metterò delle aspirine che non ho ancora messo, c'è il Nimesulide, Benagol e Xamamina perché ho un po' paura, diciamo, quindi è meglio portarsela perché sono un po' di anni che non faccio più dei viaggi così lunghi.
Di solito me la porto sempre perché almeno appena capisco che le cose non stanno andando per il verso giusto, la prendo, in mezz'oretta fa effetto e dopo sono tranquilla. Quindi serve anche a tranquillizzarmi, ecco, diciamo. Poi la mia spazzolina compact, che è la Tangle Teaser, non può mancare, e l'astuccino beauty che contiene tutto l'essenziale per cavarsela in un viaggio. Questo è trasparente, mi piace perché si può vedere dentro tutto quello che c'è, è della Redwall. Vediamo cosa contiene. Allora, contiene ovviamente un deodorante in miniatura della Garnier, 48 ore in Easy Calm, delicato, doppia azione e non macchia i vestiti. Poi dei fazzolettini di carta, questi compact, bellissimi, li avevo presi da Accessorize, hanno la bandiera inglese sopra, sono piccolini, occupano poco spazio, fazzolettini di carta. Poi, sempre della serie fazzolettini vari, queste salviettine umidificate per viso e mani che ho trovato da H&M a 90 comodi centesimi. Queste sono al grapefruit, quindi al pompelmo. Al pompelmo sono anche struccanti, però vi dico, io sicuramente partirò struccatissima. Non ho intenzione di truccarmi, anche perché dovremmo essere in aeroporto intorno alle 5 del mattino, quindi voglio viaggiare comoda, non ho intenzione di truccarmi assolutamente. L'unica cosa che potrei fare, dato che abbiamo uno scalo un po' lunghetto a Londra, e una volta lì, se ho voglia di sistemarmi un po' e mi vedo più terribile del solito, allora mi sono portata delle cosine veloci veloci per rimediare, che sono queste. Allora, sì, eccole qua tutte. Allora, mi sono portata That Gal di Benefit nella versione miniatura. Praticamente questo è una specie di primer viso da un colorino rosa e dal fantastico profumo di uva, che serve a illuminare il viso, a dargli il colorito sano, diciamo al posto del fondotinta, che lo trovo un po' pesante, trovo pesante pensare poi di mettermi il fondotinta durante il viaggio. Questa è la soluzione, dice, direi ideale, ecco, vi dà quel po' di umano che potrebbe mancare dopo l'alzataccia delle 5, e quindi credo che mi porterò quello. Poi mi porterò il mio, questo è quello alla fine, ma l'ho trovato nuovo, il mio cancella età per le occhiaie, che è la mia salvezza, perché veramente fra tutti quelli che ho adesso mi trovo molto bene con Estée Lauder, però lui forse ancora vince. E poi vi porto la versione travel del Too Faced Better Than Sex, un po' di mascara che non guasta mai, secondo me il mascara già cambia la vita e quindi potrei mettermi del mascara. E poi, comodissimo, mi porto questo mini rossettino, è un campioncino, altro, ancora più piccolo di una travel size, è un campioncino di un rossetto Avon, che è un nude, si chiama blush nude, veramente veramente un colore naturale. Carinissimo, il colore delle mie labbra. Non so se riuscite a vederlo. No, ve lo metto qua. Insomma, è naturalissimo. Tutti questi campioncini me li ha regalati la mia amica Anna Rita, che è una agente di Avon, lavora appunto in questa azienda di cosmetica e mi sta facendo conoscere questo mondo, che devo dire che è un po' snobbavo, ma sto provando dei prodotti e mi piacciono tantissimo, infatti ve ne vorrò parlare, devo tornare sui miei passi, chinare il capo, cospargermi di cenere perché mi stanno piacendo, soprattutto i rossetti secondo me sono favolosi. Quindi mi porterò questo mini rossettino. Tra l'altro questi campioncini per il viaggio sono l'ideale, non occupano niente e sono fantastici. Poi per aiutarmi nel piccolo trucco, vabbè che andrò comunque alla toilette, ho il mio fido specchietto di Kat Kidston, e non ve lo sto a mostrare se no va cieco, comunque c'è lo specchietto da borsetta. Poi altri invece essenziali per il viaggio che porterò con me sono le salviettine
Igienizzanti, non mi porto la boccetta, anche perché in Italia io trovo solo delle boccette, non trovo molta scelta. Quello che si trova è la mucchina, che non sopporto perché si sente un sacco la candeggina dentro, quando la sento sulle mani mi dà tantissimo fastidio. Quindi queste contengono comunque clorexidina, ma sono profumate e contengono anche olio di crusca di riso, quindi molto idratante. E le trovo ideali per il viaggio. Poi io le butto direttamente via, sono monouso e sono 15, quindi comodissime, bastano sia per me che per mio marito. Poi in viaggio sappiamo che tutto rema contro l'idratazione della nostra pelle, quindi bisogna proprio stare attenti, ecco perché mi piace essere struccata per poter poi curare la pelle nel migliore dei modi. Ovviamente quello che non manca è la crema mani, eccola, questa è la mia solita crema di EOS da borsetta, al profumo di cetriolo, praticissima, occupa pochissimo ed è molto buona, si assorbe subitissimo. Poi, burro cacao idratante, ho scelto uno dei campioni dell'idratazione, quindi il Blistex, che già so già che farò la scorta in America perché lì non costano nulla, e questo è il Complete Moisture. Ha il profumo di lime, questo è super super idratante, quindi va benissimo in cabina dell'aereo. Poi un profumino, ma un profumino delicatissimo, sempre una confezione, un campioncino. Questo è l'Eau Tropicale di Sisley e è leggerissimo, in modo che quando io vado al bagno mi do un po' di profumo, non è che quando torno al mio posto uccido i vicini dal fastidio del profumo. È veramente delicato, estivo, fresco, quindi non dà fastidio. Ecco, bisogna pensare anche a quello, cercare di rispettare il fatto di essere in una comunità che deve per tot ore sopravvivere nello stesso piccolo ambiente. Dopodiché, un po' sempre di creme, un po' di crema. Allora, io mi porto questo flaconcino monodose, ma in realtà basta anche per due dosi, di siero intensivo antirughe, è praticamente acido ialuronico puro, quindi un super, super idratante. Quindi acido ialuronico concentrato sicuramente, e poi sempre dei campioncini che fanno sempre un sacco comodo. Allora, mi sono portata due di questi campioncini della crema Sephora. È la crema leggera super idratante, quindi ho proprio pensato a idratare il più possibile. Quindi due campioncini di questo e un campioncino della crema di Sisley, la Sisleia, crema contorno occhi e labbra, anche questa è un idratante, quindi per, diciamo, cercare di contrastare l'aria secca della cabina aereo. Poi, in un momento pampering, che non so se si verificherà, se ci saranno le condizioni adatte oppure se crollo e mi addormento fino all'arrivo, ho pensato anche di portarmi qualcosa per fare una sorta di beauty, trattamento beauty in aereo. Quindi ho scelto una maschera idratante di quelle in cotone della Estetil, una maschera idratante anti-età. Sono quelle in tessuto, monouso, sempre a base di acido ialuronico, e quindi da mettersi, beh, rilassarsi, tenere un po' sul viso. Mi piacciono un sacco queste in tessuto perché mi sembra quasi che veramente la pelle assorba e fa un effetto un po' mostruoso, però conto di provarci. Insieme a questa mi porto anche gli eye patch, ossia la maschera per gli occhi. Ecco qui, anche questa è al collagene. Questa è al collagene per il contorno occhi. Sono praticamente dei cuscinetti morbidi morbidi e viscidi imbevuti di collagene. Io questi li ho trovati sul sito Fragrance Direct, che è un sito inglese che consegna anche in Italia. Tempi un po' lunghi, però un sacco di cose che non si riescono a trovare qui a prezzi da outlet, fra l'altro. E mi piacciono un sacco queste. Io le uso una volta a settimana. Ogni confezione ne contiene due, quindi una volta terminata buttate tutto e sono validissime per attenuare le borse e la stanchezza proprio delle palpebre.
E con questo direi che vi ho detto tutto il contenuto del mio beauty da viaggio. Dopodiché, ora della nanna, cosa non può mancare? Io nella borsa mi metto una sciarpa, una sciarpona che mi faccio anche da copertina lenzuolino, anche perché noi partiremo da qui che farà freddissimo. Là, non vi ho ancora detto dove stiamo andando, là è inverno anche lì, però diciamo che le temperature passano dai 10 gradi la mattina fino ad arrivare a volte, ho visto adesso in questi giorni, a 25-26 gradi a pranzo, quindi un'escursione pazzesca e la sciarpa ci vorrà. E mi porto questa che è tutta in lana, morbidissima, gigantesca. È una sciarpa a cui sono molto affezionata e che uso spessissimo durante l'inverno ed è di Celine B. Quindi questa mi farà da copertina quando voglio riposare e non può ovviamente mancare nella mia borsina, ecco qua dentro, c'è tada! La mascherina da notte, rigorosamente con scritto Don't Disturb. E, almeno per non avere la luce puntata, magari di chi sta leggendo vicino a me. E, questa l'ho presa da Wish, è veramente morbida perché è in raso, comodissima. E questa è una cosa che non può mancare nei viaggi in aereo. Bene, siamo quasi alla fine. Nella borsa, c'è ovviamente una piccola guida alla destinazione verso cui stiamo viaggiando. E che devo ancora finire di studiare perché non sono ancora riuscita a leggermela tutta, non abbiamo deciso da tantissimo di fare questo viaggio, quindi tadan! Ecco qui, mentre voi vedrete questo video, noi staremo volando verso San Diego. E quindi me la studierò in viaggio. Ultima cosa che contiene la mia borsa da viaggio, e poi ho finito, però è la cosa più importante, è questo. Che è, diciamo, il portatutto da viaggio, che non è bellissimo, è una cosa gigantona, ma è veramente comodo. Cioè, questi se ne trovano di ogni tipo online. Mi piaceva questo perché ha un sacco di tasche, veramente porta tutto. E quando voi siete all'aeroporto a fare i vari controlli, questo è essenziale perché voi girate solo con questo in mano. In modo da avere tutto il resto libero e sapete di avere tutto qua dentro. Io, fra l'altro, qui riesco anche a metterci l'iPhone, quindi è perfettissimo. Non ho nient'altro da tenere sotto mano e ho la mia borsa in spalla. In questa tasca esterna voi infilate le vostre carte d'imbarco, i vostri biglietti, così li avete sempre a portata di mano per mostrarli quando vi viene richiesto. Poi dentro, come è organizzato? Dentro c'è veramente di tutto. Adesso io l'ho già un po' accessoriato. Allora, c'è una tascona chiusa con la zip, questa, dove voi mettete la vostra valuta italiana, straniera. Qui c'è già qualche dollarozzo che erano avanzati da un precedente viaggio. E poi voi ci mettete gli euro e tutto quello che vi serve. Potete mettervi la carta di credito qui e fare proprio in modo che sia un portafogli da viaggio in tutto e per tutto. Devo dire che io di solito come portafogli da viaggio poi uso sempre questo, che è un portafogli che mi aveva regalato la nonna. È veramente un po' da sciuretta, però è comodissimo perché ha la sua tasca da moneta, ha un paio di taschine. C'è sempre dentro la tessera di fedeltà di Harrods, che sai mai. E in viaggio io uso questo, quindi probabilmente quando arriverò in hotel svuoterò questo e andrò in giro con questo per comodità, ma non ne sono sicura perché questo è veramente comodo, comodo e vi permette di portarvi un sacco di roba. Tipo qui dentro io che cos'ho? Allora qui ho il mio passaporto, questo portapassaporto in color cipria carinissimo, con il fiocchettino dorato che ho preso da H&M. Poi ho delle graffettine, della carta su cui scrivere, la mia penna preferita, poi questa penna che sono quelle della Frixion cancellabili, quindi perfetta. Dei post-it fatti a washi tape che mi serviranno per segnare varie co le cose che voglio evidenziare sulla mia guida. Vabbè, anche questo post-it fatto a baffetto
poi c'è il mio prezioso taccuino da viaggio, che qui ho già decorato, come potete vedere, con degli washi tape carinissimi che ho trovato da Mr. Wonderful Shop. E mentre le lettere e i fenicotteri 3D sono adesivi e li ho presi da Accessorize, sono bellissimi. Io ogni volta che partiamo, che sia la vacanza al mare estiva, che sia il weekend fuori porta, di solito io per tempo mi preparo, mi prendo uno di questi quadernetti della Moleskine, che li vendono a coppie di tre di vari colori, e inizio a scriverci tutto, tutto quello che scopro sulla città in cui sto andando, sul posto in cui sto andando, ma anche che cosa mi serve. Cioè, ad esempio, c'è la pagina Food, in cui io mi inizio a segnare tutti i ristoranti in cui mi piacerebbe andare a cena, compresi di numero di telefono per le prenotazioni, sito internet e l'indirizzo. Poi mi segno gli shops che vorrei vedere e in cui vorrei andare. Poi mi segno, mi sono segnata il contenuto della borsa per l'aereo e l'abbigliamento per il viaggio, che è ancora bianco perché non ho ancora deciso cosa mettermi in viaggio, sicuramente qualcosa di comodo. Dopodiché, valigia, e qui inizio a segnare col tempo, poi andando avanti via via, tutto quello che non devo dimenticarmi di mettere in valigia. Di modo che quando si avvicinerà il giorno io prendo la mia agendina, apro e ho quasi già la valigia fatta, devo solo riempirla. Poi cose da vedere, ad esempio mi metto i punti di interesse, mentre studio la guida, mi segno qui le cose che non voglio assolutamente perdermi. Cosa comprare da portare a amici, parenti, se qualcuno ha delle richieste me le segno qua. Dopodiché la mia iniziano le wishlist, ad esempio questa che ho già compilato riccamente è la wishlist beauty, che dura più pagine. Sicuramente non acquisterò tutto, però io cosa faccio? Metto un quadrettino prima di quello dell'oggetto. E se lo compro, lo crocetto di modo che posso avere un po' una visione d'insieme di quello che ho già comprato e quindi decidere cosa prendere, cosa no, quando fermarmi o cose di questo genere. Per me questo è essenziale. Io lo faccio per ogni viaggio e fra l'altro sono comodissimi perché quando torni nello stesso posto io mi riprendo l'agendina che avevo via compilato prima e l'arricchisco, quindi mi si crea proprio una sorta di agenda di viaggio e le pagine sono tante e quindi è veramente comodo per me. Questa è una soluzione che ho trovato di cui vado molto fiera. Ovviamente poi quando sono là mi segno anche delle cose che vedo, dei momenti particolari che vivo, insomma diventa proprio un vero e proprio diario di viaggio. Questo è quanto, questa è la mia agendina che finisce anche lei dentro nel portatutto. Bene, direi che qui non c'è altro, insomma. E credo di avervi mostrato tutto. Sì, la borsa è ormai vuota. Quindi è così, siamo in partenza, forse. Finché non partiamo io ancora non sono convinta. Andremo a San Diego. Quando voi vedrete questo video, quando caricherò questo video, sarà possibile che noi saremo già in viaggio, perché ormai mancano pochi giorni, quindi il tempo di montarlo e tutto, lo vedrete che saremo già via. Non so cosa aspettarmi, spero di rilassarmi, di vedere più cose possibili, di divertirmi, di fare shopping. E ovviamente ci saranno alcuni impegni, diciamo, filo professionali in cui dovrò accompagnare mio marito, ma devo dire che è una cosa che mi elettrizza molto, sono felicissima. Mi piacerebbe quando sono là provare a fare un video vlog per mostrarvi un po' San Diego e la zona, ecco, quindi se ce la farò sicuramente sarà una delle prime cose, ci terrei molto. Per il momento vi saluto e vi mando un grande bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!